Allora, buon pomeriggio, vi do il benvenuto a Palazzo Ducale, una cosa abbastanza tra pochi intimi. Siamo qui con la professoressa Maria Clelia Galassi, che è docente di storia dell'arte all'Università di Genova. Molti di voi la conoscono, si è occupata di tecniche artistiche, con anche l'ausilio della diagnostica per immagini, quindi uno sguardo aperto sull'arte che spazia appunto tra storia dell'arte e scienza e tecnologia in qualche modo. Tenevamo molto a questo incontro che in realtà avrebbe dovuto essere un dialogo a due voci con l'ingegner Seracini, il fondatore dell'Editech, che è una società di diagnostica per immagini, che è diciamo, diventata celebre, vabbè, era celebre già molti anni fa, ma più recentemente se ne è parlato molto in occasione delle ricerche sull'affresco scomparso di Leonardo della battaglia di Anghiari a Palazzo Vecchio. Purtroppo l'ingegner Saracini ci ha avvertito ieri che per problemi di salute non poteva proprio muoversi, non avrebbe potuto partecipare, quindi si scusa naturalmente, manda i suoi saluti e quindi la professoressa Galassi farà due parti, farà il dialogo tra sé e sé, ma essendo competente in realtà di entrambi i campi potrà sicuramente Non potrò condurre. sostituire l'ingegner Seracini Va perché bene, ma però so che è un uomo. mi intratterrò io da sola. Quindi vi Tra l'altro lascio. conosco anch'io molto bene l'ingegner Seracini perché quando ho fatto la tesi di dottorato negli anni Ottanta, proprio sulla riflettografia, lui che era stato uno dei primi in Italia a fare Sì. riflettografia, mi ha accolto nella sua azienda, alla Editech, con grande generosità mi ha messo a disposizione tutto il suo materiale, per cui anche per Sì. me sarebbe stato un bellissimo incontro dopo tanti Eh anni sì, che anche io non ci poi. vedevamo. Faremo Faremo, sì, perché anch'io avevo studiato con anche tu lui. avevi fatto la tesi Sì, con lui, e per cui insomma quindi è una era persona un. a cui siamo legate Bene, entrambe. quindi vi lascio alla professoressa Galassi e vi auguro un buon pomeriggio. Grazie Maria. Allora, questa edizione della Storia in Piazza è dedicata alla storia segreta e in effetti oggi parleremo di dipinti e l'oggetto quadro, il dipinto, è un oggetto complesso che nasconde tante storie segrete, più o meno segrete. Ci sono dei quadri di cui noi conosciamo molte cose, conosciamo perché è stato fatto, da chi è stato fatto, quando è stato fatto, con che materiale è stato fatto, però c'è sempre qualche aspetto che comunque ci sfugge, perché noi non recepiamo questi oggetti a distanza di tanto tempo e evidentemente tutta la storia che ha circondato quest'opera dal momento in cui è stata concepita nella bottega dell'artista fino a quando è giunta a noi, non può esserci presente in tutti i suoi passaggi. Lo storico dell'arte cerca di ricostruire queste storie più o meno segrete. Che strumenti ha? È chiaro che il primo strumento, come diceva Longhi, è l'opera. L'opera è il documento di prima. La prima cosa è, si interroga l'opera con il nostro occhio. Si cerca di leggere l'iconografia, si cerca di capire lo stile, per cui un primo approccio è quello che noi facciamo con il nostro occhio. La diagnostica ci offre un occhio aggiuntivo, molto più, come posso dire, penetrante. In particolare oggi ci occuperemo, vedremo, vi mostrerò alcuni esempi di risposte che la diagnostica per immagini ci offre, utilizzando le radiazioni infrarosse e vedremo proprio come queste radiazioni ci consentono di oltrepassare quella barriera fisica oltre a cui il nostro occhio non può andare, per trovare elementi di una storia che se no sarebbe nascosta. Noi abbiamo anche altri strumenti, abbiamo i documenti, per esempio, quando noi riusciamo a trovare dei documenti relativi all'opera, chiaramente noi andiamo a scoprire una storia. Però è chiaro che anche il documento ci può dare delle informazioni sui passaggi di proprietà, sul prezzo che l'opera è costata, però decisamente non può farci entrare nel tempo in cui l'opera è stata realizzata. La diagnostica ci rende in qualche modo partecipi del periodo in cui l'artista ha avuto l'opera nella sua bottega, nel suo studio, nel suo atelier.
e ha, è partito da un'idea e ha realizzato questa idea. Allora, io mi occupo di storia della tecnica artistica, come è stato ricordato, e qui ci sono tanti miei studenti, lo sanno bene, e occupandomi di tecnica artistica, proprio già negli anni Ottanta ho cominciato a utilizzare questa indagine che si chiama riflettografia all'infrarosso. E, proprio appunto alla Editec di Firenze. E, pertanto io sono una storica dell'arte che costruisce la sua storia, va a cercare la storia segreta delle opere proprio utilizzando questi strumenti. E oggi ho scelto, vi presento dei casi, li ho scelti proprio un po' per la loro, perché sono particolarmente segreti, no? Nel senso che i risultati davvero hanno fatto emergere dei segreti non altrimenti verificabili. Sono tutta una casistica di cose che ho studiato io, tranne proprio due eccezioni. Per cui diciamo che il dialogo in questo senso, il gioco di squadra, non è tra me e l'ingegner Saracini come l'idea iniziale, ma è tra me e me, storica dell'arte e me diagnosta, che in qualche modo cerca di no, è una squadra in cui io agisco con due ruoli un po' diversi, ma che si vanno a così diventano complementari. La cosa che ci tengo a sottolineare è che io utilizzo la diagnostica non per il restauro, no? Di solito normalmente si pensa che la diagnostica serva, e serve certamente, per indirizzare l'azione di restauro. Io sono una storica e pertanto quello che vedrete è una diagnostica applicata alla conoscenza dell'oggetto per scrivere una storia dell'arte in cui si svelano alcuni segreti, più che una storia dell'arte che ha delle fonti inedite, che non sono quelle dei documenti, che non sono quelle delle fonti scritte, ma che va a cercare le sue fonti attraverso questa documentazione scientifica. Per cui è una storia dell'arte, quella che in termini anglosassoni si chiama technical art history, una storia dell'arte che non considera l'oggetto solo come un'immagine, ma lo considera, scusate, l'opera come un'immagine, ma vede l'opera come un oggetto i cui significati sono molteplici, anche legati proprio alla sua oggettualità. Detto ciò, cominciamo a vedere qualche immagine. Allora, è chiaro che noi vediamo normalmente le opere che noi vediamo sono opere finite, no? Finite e che hanno subito poi il passaggio del tempo con tutte le gli effetti che il tempo a volte non riusciamo nemmeno a immaginare quanti effetti il tempo produce. In ogni caso noi vediamo qualcosa che è uscito dalla bottega finita e che pertanto nasconde tutta una fase di elaborazione ai nostri occhi. Questa è un'opera di Perin del Vaga, artista che noi conosciamo bene perché ha lavorato qui a Genova, al Palazzo del Principe. È un'opera che non sappiamo per quale motivo è rimasta non conclusa, lasciata così a questo stadio di non finito. Questa è importantissima per noi dal punto di vista proprio della conoscenza delle tecniche operative, perché ci mostra Perin del Vaga al lavoro. È come se fossimo nella sua bottega accanto a lui che sta producendo questo dipinto e che si è fermato in uno stadio per cui, devo prendere il puntatore, per cui abbiamo delle zone già molto avanzate nella lavorazione e delle zone invece un fondo scuro che evidentemente gli serve già come sfondo, poi come base per fare un paesaggio, un cielo, non possiamo saperlo. E vedete questa zona in cui che cosa abbiamo? Abbiamo una preparazione giallina, per cui un tono generale che lui ha steso su tutta la tavola, e poi vediamo questo tracciato, è quello che noi chiamiamo underdrawing in un termine in gergo, perché è un disegno che sta sotto al colore. Evidentemente anche qua, ma noi qui non lo vediamo perché è coperto dal colore, qui invece appare perché l'opera è rimasta a questo stadio. Ecco, ora se noi
questo messo un dettaglio, vedete che tipo di disegno è, che tipo di underdrawing, un underdrawing molto fluido, molto ricco, eseguito a penna inchiostro, per cui con un medium liquido, abbastanza dettagliato, di tipo lineare, non ombreggiato, abbastanza dettagliato, eccetera. Ora è chiaro che se noi, se noi invece guardiamo un'opera di Perin del Vaga finita, questa è la lunetta che si trova qui all'Accademia Linguistica, della pala di Sant'Erasmo, è chiaro che qui noi non possiamo capire e sapere come Perin del Vaga ha disegnato la sua pala. Perché il nostro occhio rimane, si ferma alla superficie, per cui vede i colori, ma non può capire la progettazione, non può conoscere, è segreta la progettazione che è avvenuta prima della stesura del colore. Ecco, con la riflettografia all'infrarosso io vedo questo, ossia le radiazioni infrarosse catturate attraverso uno speciale sensore, cioè un'attrezzatura, un apparecchio che è in grado di recepire le radiazioni infrarosse e trasformarle in un'immagine, e adesso qui la chiudo qua perché non sono l'ingegnere Seracini, e in ogni caso ci consente di vedere che cosa? Quello che sta sotto allo strato di colore. Ovviamente se io ho del colore scuro, questo diciamo, per cui il fatto di trovare il lapislazzuli in un dipinto immediatamente ci fa capire che quel prodotto è un prodotto di fascia A, diciamo in qualche modo, no? Per cui ci può dare delle informazioni interessanti anche proprio sulla storia sociale, la storia, le rapporti di committenza tra il pittore e l'artista e il suo committente. Poi ci dice delle cose circa i metodi costruttivi e i metodi operativi dell'artista. E poi ci dà delle tracce di storie nascoste, oggi ho selezionato qualche esempio che vedremo. Qui solo per una breve riflessione sul fatto che nello spettro elettromagnetico noi vediamo soltanto questa piccolissima finestrina, che è quella del visibile, che va dai 400 ai 750 nanometri, ma in realtà noi invece grazie a queste strumentazioni riusciamo a utilizzare, a vedere, a leggere gli oggetti anche con le radiazioni infrarosse. È un infrarosso vicino. Noi attualmente usiamo uno strumento che è molto buono, perché è il migliore che esiste attualmente in opera, che lavora sui 1700 nanometri, per cui è un vantaggio rispetto al nostro occhio, però sempre in una zona di infrarosso abbastanza vicino. Voi sapete che man mano che io aumento la lunghezza d'onda, l'infrarosso diventa anche molto, molto calorico, cioè i quadri non, le nostre indagini sono assolutamente prive di rischio. E questo è il nostro strumento, questo, si chiama Osiris, questa camera nell'infrarosso è collegata con un computer che acquisisce le immagini, è sufficiente illuminare il dipinto con delle lampade a luce calda, quelle usate normalmente nella fotografia, e la cosa bella di questo tipo di indagine è che io non devo toccare il quadro, non devo spostarlo, ho una strumentazione portatile, sta in un trolley, e pertanto voi capite che per uno storico dell'arte accademico come me, che non lavora in un museo, che non ha le opere a portata, ma che deve andare in loco a analizzarla, questa è l'ideale, no? Per cui una strumentazione di semplice utilizzo anche e di semplice lettura, che però ci dice tante cose relativamente a questi segreti sottostanti. E allora vediamo adesso un esempio, poi su questo torneremo. Vedete, io visualizzo sul mio monitor del computer, poi salvo queste cose. Questo che cos'è? Questa è una riflettografia all'infrarosso in cui io, attraverso il colore, che vedete ha diversi gradi di trasparenza, nel senso che se è nero di carbonio io vedo tutto nero, se è blu vedo grigio, cioè le lacche le vedo bianche, il lapislazzolo lo vedo completamente trasparente come le lacche, cioè a seconda del tipo di superficie che sta sopra
al disegno, io comunque vedo attraverso il colore il disegno fatto sulla preparazione. Questo a patto che il disegno sia stato eseguito con uno strumento carbonioso, perché in realtà lo strumento vede il carbonio, legge i tracciati neri a base di carbonio. Fortunatamente per noi, i pittori di 3, 4, primo 500 hanno utilizzato per disegnare sulle tavole o inchiostro carbonioso o pietra nera a base carbonioso. Per cui questa indagine è perfettamente calzante per indagare proprio questo periodo. Già da metà del 500, con tempistica un po' diversa a seconda delle aree geografiche, la riflettografia perde un po' il suo significato, perché i pittori cominciano a dipingere la prima, senza disegnare direttamente col colore, abbozzando, e allora lì noi preferiamo utilizzare altre indagini diagnostiche. Allora, prima cosa, ho scelto appunto storie segrete, sicuramente i pentimenti, perché chiaramente un artista ha due opzioni quando si mette a dipingere. O si è fatto un progetto preciso prima su carta e allora poi lo trasferisce in modo meccanico, sicuro per non sbagliarsi e va bene, oppure disegna la prima, fa dei tentativi, oppure disegna poi cambia perché non gli piace la prima soluzione adottata. Ecco, queste modifiche che noi ovviamente ad occhio non possiamo vedere perché poi rimangono sepolte sotto il colore, si chiamano in gergo pentimenti. E vi faccio vedere i pentimenti ovviamente possono essere piccole cose o grandi pentimenti. In questo caso questo è Gerard David di Palazzo Bianco, uno degli scomparti del politico della Cervara. Guardiamo il leone. Il leone ha questo pentimento nell'occhio. Allora è chiaro, non è un pentimento significativo, non cambia il mio modo di conoscere, di giudicare il dipinto. Però è interessante vedere come Gerard David, che aveva immaginato prima un leone un po' strabico, forse un po' con gli occhi molto vicini, in corso d'opera decide di spostare l'occhio e rendere forse più armonioso questo muso di leone. Vi faccio vedere il dipinto che prima abbiamo un attimo scorso. Si tratta di questa scena di mercato di Joachim Buchler, sempre a Palazzo Bianco, un altro fiammingo, un fiammingo che lavora ad Anversa nel 500, che è diventato famoso per aver prodotto tante di queste immagini di mercato, di cucine, molto simili anche tra di loro, che uno si aspetterebbe forse l'utilizzo di cartoni di bottega, di modelli un po' standard. In realtà se poi noi andiamo a vedere, per esempio, cosa sta sotto questo bel profilo di cuoca, di donna del mercato, ci accorgiamo appunto che invece l'elaborazione formale è stata forte. È stata forte perché in realtà lui aveva immaginato il volto prima quasi frontale, con gli occhi rivolti verso il basso, e poi ha creato questa rotazione in modo da trasformare il volto in un volto di profilo. E questo è un quadro che è ricchissimo di pentimenti. È anche difficile capire che cosa aveva disegnato prima poi di completare la sua composizione, perché è un continuo incrociarsi di linee che sembrano quasi apparentemente con poco significato formale, ma evidentemente è un artista che, pur avendo un repertorio molto standardizzato, perché ripeto, proprio le sue scene sono anche molto simili tra di loro, ogni volta ricomincia a progettare alla prima con tutti questi cambiamenti. La storia di un dipinto. Questo è uno dei casi più carini che mi sono capitati nella mia carriera e mi è sembrato molto calzante per quanto riguarda proprio i segreti di un dipinto. Allora, qui entriamo in un ordine invece un po' diverso, cioè non stiamo a guardare come l'artista ha progettato, ma vi racconterò proprio come la riflettografia
ci ha dato degli elementi per capire la storia del quadro. Che quadro è? Allora, innanzitutto stiamo parlando di un politico fiammingo, probabilmente di fine 400, anzi sicuramente di fine 400, probabilmente di scuola di Bruxelles, ma l'artista, noi non conosciamo il nome di questo artista, è stato chiamato in maniera generica il maestro dell'adorazione di Torino, che adesso è smembrato. Perché? Perché la parte centrale si trova alla Galleria Sabauda di Torino, di cui il nome Maestro dell'Adorazione di Torino. Questi due è un trittico a sportelli mobili che sono dipinti sul davanti e sul dietro, gli sportelli, no? Per cui si chiude e vedete le scene che sono dipinte sul retro degli sportelli. Allora, le due parti superiori dei due sportelli si trovano a Palazzo Reale qui a Genova e i due sportelli invece, cioè scusate, le due scene inferiori dei due sportelli si trovano nel Museo di Strasburgo. È stato Friedlander, uno storico dell'arte, che ha intuito che quelli di Strasburgo erano in coppia con quelli di Genova e in realtà aveva perfettamente ragione, perché se noi li chiudiamo gli sportelli idealmente e sovrapponiamo le scene, vedete che questi santi riacquisiscono le loro gambe, che sono a Strasburgo, per cui è un politico che è stato smembrato, ma in realtà nasce in forma di trittico con queste scene, che sono scene di Santa Agnese e di Santa Caterina, su due registri. Allora, non sappiamo come è andato, come sono finiti le due parti di Strasburgo, in che momento. Però abbiamo una storia documentaria circa che comincia almeno a partire dal 600. Perché? Perché qui siamo a Palazzo Reale, nell'inventario di Giobatta Balbi del 1658, primo proprietario di Palazzo Reale che poi passa ai Durazzo, nell'inventario si dice la presentazione dei magi del maestro Quintino Fiammingo in tavola di palmi 8 per 6 e poi si prosegue dicendo 4 quadri di palmi 4 per 3 col martirio di Santa Caterina. Allora, premessa. Il riferimento a Quintino Fiammingo, cioè a Quentin Matsais, è solo così, perché nel 600 quando qualcosa era fiamminga o era Dürer o era Luca di Olanda, cioè Luca di Leida, o era il maestro Quintino, cioè, è per cui il riferimento a Quentin Matsais non è un riferimento preciso, ma indica semplicemente che nel 600 già si sapeva che questa era un'opera di provenienza fiamminga. Poi, cosa deduciamo ancora dall'inventario? Che a questa data le scene erano già state separate, le quattro scene, però si trovavano ancora tutte a Genova. Chiaramente questo inventario registra una situazione di galleria aristocratica barocca, per cui immaginatevi in una dimensione di galleria era impensabile che Giobatta Balbi si appendesse in casa un trittico a scomparti mobili. Per cui in qualche momento questo trittico arriva a Genova e nel momento in cui Giobatta Balbi decide di allestire la sua quadreria, smonta il polittico e lo trasforma in quadri separati, per cui un'adorazione e le quattro scenette, a quel punto le sega, no? Espone solo la parte delle scene e le pende al muro. Non sappiamo quando due di queste quattro finiscono a Strasburgo, sicuramente la parte centrale finisce a Torino quando i Durazzo vendono il palazzo, i Durazzo che erano subentrati ai Balbi vendono Durazzo il palazzo a Savoia e Savoia, perché avevano bisogno di un palazzo in città, un palazzo di rappresentanza, fissano in Palazzo Reale appunto la loro sede ufficiale, ma trasferiscono alcuni dei quadri ex Durazzo, i più belli, della collezione torinese, per cui c'è stato questo totale smembramento. Allora, siccome io sto studiando da parecchi anni i quadri fiamminghi presenti a Genova e i rapporti tra i genovesi e l'arte fiamminga e le Fiandre,
quando ho cominciato a studiare questo quadro, questo complesso, ritenevo che fosse arrivato a Genova su commissione genovese, cioè l'idea, come per il politico della Cervara, come il trittico di San Donato di Joseph Van Cleef, cioè noi abbiamo tanti esempi di genovesi che hanno commissionato opere di questo tipo nelle Fiandre e le hanno mandate a Genova. Per cui sicuramente 1650 era una data un po' più avanti rispetto alla data di esecuzione, ma io ritenevo che in qualche modo la sua esecuzione fosse legata o alla famiglia Balbi, che tra l'altro ad Anversa era di casa già dal 500, insomma comunque fosse legata a una committenza genovese. Invece non era così, adesso ve lo dico già. Qui vedete come sono esposti in Palazzo Reale le due storie genovesi e appunto sono esposte proprio come quadri da galleria, ovviamente. Anche se vedete qui questa cornicetta dipinta tradisce il fatto che lì, e questa era la divisione tra la parte alta e la parte bassa dello scomparto. Allora, vado a Torino a fare le riflettografie dell'adorazione di Torino. E che cosa trovo da queste riflettografie? Cose strane, prima di tutto, questo vedete, è un pastore inginocchiato, torniamo un attimo indietro. Allora, l'adorazione con i magi, il magi è proprio un soggetto molto amato dai mercanti stranieri che in qualche modo si identificavano con la figura dei magi che arrivavano con le mercanzie, con le carovane, per cui tutto quadrava all'idea che fosse stato un mercante genovese a ordinare questo quadro. Qui di lato c'è un pastore con un religioso che gli sta dietro che assiste alla scena. La cosa strana è che qui questo pastore aveva questa sorta di mazza di ferro da golf, non si capiva bene, che in riflettografia chiaramente diventa un pastorale, aveva il diccio del pastore. Non solo, ma questo volto chiaramente era sotto il colore, sotto il colore aveva dei capelli che erano diversi, il naso un po' diverso, insomma sembrava essere un po' diverso rispetto a quello che questa faccia un po' priva di espressione che vediamo alla fine. Ma soprattutto, adesso seguitemi, in riflettografia si capiva molto bene che questa gamba era stata messa sopra a questo panneggio. Cioè, vedete come la piega qui, aspettate, la piega qui continua. Queste pieghe qua, che sono su questa gambotta un po' grossolana, devo dire, in realtà erano la prosecuzione di queste pieghe. Cioè la riflettografia ha messo in luce che cosa? Che questo abito in realtà era un saio bianco, un saio completo che partiva da qui e finiva qua, per cui le gambe non c'erano, non erano visibili, qui poi è stato dato il colore e in riflettografia vince il colore, nel senso che se... un attimo indietro. Sì, qui. Se io sopra il bianco do un colore così scuro, io non riesco a vedere dietro cosa c'è, perché mi scherma. Però immaginatevi che qui era tutto un'unica veste. A un certo punto qualcuno si è preso la briga di colorare questa tonaca, questo saio, con dei colori sgargianti, trasformandolo in un abito più o meno, ha messo le gambe e non ha però cancellato questa parte, la parte bassa, no, dell'abito, e l'ha trasformato in una sorta di strano mantello che sta lì in terra in qualche modo. Era chiaro che questo pastore non nasceva come pastore, ma nasceva come un personaggio diverso che aveva probabilmente una veste religiosa, cioè non era un pastore normale.
La rifrattografia ha anche individuato in questo punto, cioè esattamente sopra a questo pastore, chiamiamolo così, questo stemma. Allora, questo stemma io lì per lì l'ho individuato, ma non l'ho riconosciuto. E questo lavoro è stato presentato una prima volta a Bruxelles, l'abbiamo presentato assieme a una collega, e immediatamente però a quel punto presentandolo, uno studioso di storia locale, di araldica fiamminga, ci ha contattato per dirci: scusate, ma questo stemma io so che cosa è. E questo è lo stemma, vedete, che pendeva e che a un certo punto è stato cancellato. Lo stemma è di questo Hendrik Kedekin. Vedete, è lui. È lui anche come messo, col suo pastorale, la sua tonaca bianca. Lui era un abate dell'abbazia cistercense di Terre d'Oste, presso Bruges. Noto personaggio che è abate di Terre d'Oste tra il 1482 e 1492, data perfetta per il trittico. Noto personaggio perché? Perché è stato anche un grande collezionista di libri e di manoscritti. E tanto è vero che appunto in alcuni manoscritti fatti fare proprio per lui ritroviamo questo stemma e addirittura in uno proprio anche il suo ritratto con appunto lo stemma. Che è questo, che è quello lì, indubbiamente, non ci sono. E allora, vedete, lui nasceva così. Ed è l'abate Hendrik Kedekin che è presentato dietro San Bernardo di Chiaravalle, che è il fondatore dei Cistercesi. A questo punto, tutta la mia fiducia nel fatto che fosse stato un genovese a commissionare il trittico è miseramente caduta, però il problema era capire come mai una cosa fatta da Kedekin fosse poi arrivata nelle mani dei Balbi in questo modo così anche modificato, perché evidentemente qualcuno, e non so dirvi esattamente quando, ma ancora nelle Fiandre, quando il trittico si trovava ancora là, ancora a Bruges, forse al momento della morte di Kedekin, decide di trasformare questo personaggio in un anonimo pastore, per cui toglie il pastorale, colora la tonaca, questa veste, aggiunge queste gambe, ripeto, di qualità sicuramente non eccessivamente alta, e trasforma questo personaggio in un personaggio così generico. L'ipotesi, vedete qui, è il volto che effettivamente aveva un naso diverso, aveva la tonsura in maniera un po' diversa, aveva più pieghe. Non solo, ma sempre questo quadro nascondeva anche un altro segnale legato ai cistercensi. Qui, in questo punto, vedete, c'è questo tondo che è il cristogramma IHS. Più o meno si intuisce che testimonia questa devozione nei confronti del santo nome di Gesù. E noi sappiamo che Bernardo di Chiaravalle era stato proprio uno dei promotori di questo culto del nome di Cristo, per cui aveva anche un altro segnale legato proprio all'abbazia, legato proprio al luogo per cui era stato eseguito. Questa è l'abbazia di Terre d'Oste oggi. Come arriva a Genova? Non lo sappiamo perché, ripeto, la prima citazione è di metà 600. L'ipotesi, penso abbastanza così plausibile, è che nel momento in cui ci sono le lotte iconoclaste e voi sapete, nel 1566 c'è questa enorme rivolta iconoclasta ad Anversa, che tocca anche Bruges, che tocca Ghent, tutte le città fiamminghe, per cui con la distruzione di tantissime opere d'arte, e che tocca anche questa abbazia che attualmente tra l'altro è sconsacrata già da 700, in quel momento forse i Balbi, che sono lì sicuramente, addirittura uno è costole della nazione genovese in questi anni, per cui insomma hanno una
un certo rilievo anche nella società di Anversa, abbiano comunque comprato questo trittico destinato, che era stato forse portato via dalla chiesa, destinato ad essere distrutto, e l'abbiano mandato a Genova. Certo è che non l'hanno commissionato loro. Per cui vedete che attraverso la riflettografia noi siamo riusciti a ricostruire tutta una storia che non è completa, ha ancora dei punti interrogativi, degli aspetti non precisati, ma che sicuramente è molto più chiara oggi di quanto non lo fosse in passato. E senza la riflettografia non mai ci saremmo arrivati, perché era davvero qualcosa di nascosto dal colore. Ecco, cose meno eclatanti, ma per noi storici molto importanti, anche capire come l'artista ha progettato la sua immagine. Per esempio, in questo caso, vedete, questo è sempre un artista fiammingo di Palazzo Bianco, Peter Herzen. Peter Herzen lavora a mano libera, ma si utilizza una quadrettatura, non è questa, e questa è sono le congiunzioni delle tavole, però qua e là troviamo delle quadrettature, per cui una presenza di linee ortogonali che gli sono servite per trasferire evidentemente da un disegno all'opera le sue figure. E poi troviamo, vedete, queste linee, per esempio, queste sono linee di costruzione che gli sono servite per creare l'architettura in prospettiva. Abbiamo delle X che gli servono evidentemente per creare situazioni di spartizione dello spazio. Per cui diciamo che la riflettografia rivela anche tutta una serie di accorgimenti che l'artista mette in opera per pianificare il suo lavoro, che per noi sono molto importanti. Sono importanti proprio per conoscere come l'artista lavora. Anche nel caso in cui lavori poi a mano libera, ma in realtà spesso troviamo questi segni di organizzazione spaziale in qualche modo. E poi a volte si ritrova il cosiddetto spolvero. Ossia, e queste non sono mie, la riflettografia alla Gioconda non l'ho mai fatta, ma mi è sembrato carino, pensavo che ci fosse Seracini, ho detto, lui parla di Leonardo. Allora, Leonardo parla molto e mette molto l'accento sulla necessità di bozzare le storie. No, noi sappiamo che Leonardo ha un modo di approcciare la figurazione legata allo schizzo, alla bozza, per cui ha un disegno molto pittorico, non grafico. In realtà le riflettografie recentemente hanno dimostrato che comunque il suo punto di partenza è un cartone che lui trasferisce col sistema dello spolvero. Non so dirvi se sempre lo fa, ma in almeno due casi, questo e il prossimo che vi mostro, sono stati trovati questi puntini. Qui lungo le mani, qui lungo la capigliatura, l'attaccatura dei capelli. Cosa significa? Significa che Leonardo, prima di dipingere sulla tavola, aveva fatto un disegno molto preciso della figura, poi questo cartone, no, chiamiamo cartone il disegno preliminare, finale, era stato tutto bucherellato in modo da poter trasferire i contorni attraverso appunto questo sistema dello spolvero, che prevedeva che il cartone fosse appoggiato alla tavola e tamponato con un tamponcino pieno di polvere di carbone, in modo che la polvere andava a infilarsi attraverso i buchini e lasciava un segno sul supporto. Questi segni non è che noi li vediamo sempre molto nitidamente, perché poi spesso i pittori li portavano via, cioè li ripassavano e poi spazzolavano via il carbone, ma in alcuni casi li vediamo, magari anche solo in piccoli punti, che però ci dicono che il sistema è stato utilizzato. Anche nella Ginevra de' Benci, no? questo altro ritratto famosissimo che si trova alla National Gallery di Washington, è stato trovato ancora più nitido in questo caso, vedete, questo occhio che sembrerebbe essere così pittorico, così in realtà sotto
vedete, ha tutta una indicazione, ma non solo dei contorni, addirittura le sopracciglia, no? Con queste due o tre righette tutte spuntinate perché trasferite da un cartone che naturalmente noi non abbiamo, per cui anche questa è una storia segreta perché il cartone non è giunto a noi, ma questa è dimostrazione che il cartone c'era. I trucchi, ho chiamato i trucchi un po' così per dare un po' un tono salottiero a questa, non lo direi mai in un convegno scientifico, però i trucchi ci sono, cioè nella bottega ci sono tanti espedienti che non vengono poi descritte dalle fonti, sono i trucchi che noi usiamo in cucina, che ognuno ha i suoi metodi, che poi possono anche cambiare a seconda della giornata, a seconda di cosa succede in quel momento, però insomma, ci sono delle cose, delle metodologie, delle consuetudini che noi non troviamo descritte dalle fonti, dalla letteratura tecnica che ci racconta come gli artisti lavoravano, ma che poi andiamo a ritrovare quando andiamo a vedere cosa succede sotto al colore. Vi faccio vedere per esempio questo trucchetto, che è quello di scrivere i nomi dei colori. Vi faccio vedere due esempi fiamminghi, nelle Fiandre questo è usato molto, ma è stato trovato per esempio anche nei dipinti di Carpaccio, per cui era una cosa che veniva utilizzata anche in Italia. Naturalmente noi, anche lì, è molto segreta questa cosa, nel senso che se facciamo una riflettografia e la troviamo bene, ma non sappiamo in quanti quadri questi nomi dei colori siano, perché dovremmo fare la riflettografia tutti, ovviamente. Però appare abbastanza chiaro e diffuso il fatto che gli artisti, quando disegnano, poi, prima di cominciare a colorare, segnano nelle loro zone i nomi dei colori. Questo, per esempio, è Peter Herzen, che abbiamo visto prima. In questo punto c'è scritto Gel, che vuol dire giallo in fiammingo. Poi magari ce ne saranno anche altri nomi, a volte si leggono a malapena, poi sono scritti in fiammingo e noi italiani non è che li intuiamo subito alla prima. Ci si è interrogati su quale fosse la funzione, perché scrivevano i nomi dei colori. Due risposte essenziali. Primo, perché dovevano pianificare che colori servivano per fare quel quadro. No? Perché dovevano far macinare i pigmenti che servivano, preparare le scodelline, le tavolozze, no? Per cui nel momento in cui si partiva, l'artista, se aveva segnato le aree, sapeva che gli serviva tot di giallo, tot di rosso, tot di blu, per cui era una forma di pianificazione dei materiali all'interno della bottega. Sono ipotesi, ma plausibili, e poi forse anche perché all'interno della bottega c'erano forme di collaborazione da parte degli aiuti, i quali probabilmente eseguivano i primi strati e poi il maestro subentrava per rifinire le superfici, per cui le basi potevano essere fatte dagli allievi, dagli aiuti, insomma. E allora forse segnare i colori serviva anche per velocizzare il lavoro e dare le indicazioni agli aiuti che potevano cominciare a stendere le prime campiture. Questo, per esempio, vedete qui è blau ed è blu. Oltretutto in questo caso, non so chi c'era ieri quando abbiamo parlato dei blu, questa è ormai la mia fissa in questo momento, perché questi blu, che non sono più blu, perché sono blu a base di smalto, che si sono deteriorati e sono diventati grigio-verdi, verdi-oliva, marroncini. È un fenomeno che ha penalizzato tantissimo la pittura fiamminga, soprattutto, ma anche italiana, a partire dalla metà Cinquecento, quando gli artisti cominciano a usare questi blu di smalto, cioè vetro macinato fondamentalmente a base di cobalto, che lì per lì danno un buon risultato, però poi alla lunga perdono il colore ed è irreversibile la cosa. In questo caso è interessante perché noi adesso all'occhio la vediamo verde oliva questa manica e vi accorgete che mancano i blu completamente in questi quadri, perché sono tutti virati, e il fatto che lui avesse scritto blau ci fa capire che invece era blu e non solo perché è smalto, ma anche proprio perché c'è scritto sotto il nome del colore. Ok,
fenomeni di collaborazione. Ho già un po' introdotto questo discorso del fatto che nella bottega l'artista si avvalesse della cooperazione di aiuti. Potevano essere allievi già un po' avanti nel grado di istruzione, ma potevano anche essere proprio collaboratori, cioè artisti formati, che però invece di diventare maestri autonomi, decidevano di mettersi al servizio di un maestro, per cui essere dei dipendenti. È chiaro che sono persone che sfuggono perché i loro nomi non sono registrati nei contratti, non sono registrati nelle liste delle corporazioni. Sono artisti che lavorano nell'ombra del maestro. Noi ci immaginiamo l'artista così, no? Con questa visione un po' romantica dell'artista nel suo studio, solo, questo è Rembrandt, solo davanti alla tavola, davanti al quadro, no? Così, in cerca di ispirazione. In realtà questa era la realtà. Ecco, questa è un'incisione del Cinquecento che, vabbè, vuole descrivere la bottega di Van Eyck un secolo prima, ma più o meno era così, cioè c'era il maestro. C'era il maestro che dipingeva il quadro di storia, c'era il suo bravo collaboratore, quello che aveva rinunciato a diventare autonomo, che faceva il ritratto vale un po' meno nella gerarchia, no, dei generi pittorici, per cui il maestro fa il quadro di storia e il bravo collaboratore fa il ritratto. E poi ci sono quelli che macinano, quelli che portano le tavole in bottega, i ragazzi che stanno imparando, disegnano, cominciano a usare il colore. È chiaro che la bottega è un luogo dove si insegna, dove si impara e dove si lavora in collaborazione. La collaborazione della bottega, per definizione, non mostra il suo essere una collaborazione. Cioè, è chiaro che il maestro, quando consegna l'opera, cerca di consegnare una cosa che è assolutamente organica, coerente. L'allievo cerca assolutamente di imitare la maniera del maestro. Il maestro magari rifinisce tutto lui. Rubens lo diceva: ho una bellissima dipinto fatto dal mio bravo allievo, io farò le ultime finiture, sembrerà mio. Lo dice proprio. Per cui questa forma di collaborazione sono collaborazioni che però poi non appaiono facilmente all'occhio, perché il maestro garantiva sulla qualità dell'opera e nel momento in cui l'opera usciva era tutta buona, diciamo. La rifrettografia invece spesso mette meglio a nudo che non dell'occhio, rispetto all'occhio, questi procedimenti, queste divisioni di lavoro. E vi fosse un caso sempre mio, di studio mio, di nuovo abbastanza. E questo, qui siamo all'Accademia Ligustica, sono sempre cose che potete vedere nel raggio di poche centinaia di metri. Accademia Ligustica, allora, questo è un quadro che abbiamo dei documenti su questo quadro. Sappiamo che il contratto di commissione e la quietanza di pagamento vengono firmati in solidum da Antonio Semino e Teramo Piaggio, due artisti che a questa data avevano proprio fatto un patto di società. Condividevano in questo caso non è un rapporto allievo-maestro, ma sono due maestri che per un certo periodo di tempo, non chiedetemi perché non lo sappiamo, ma per motivi pratici di marketing, non sappiamo, decidono di fare una società e pertanto in questi anni firmano le commissioni e vengono pagati a due nomi. Però poi, stranamente, per cui questo quadro viene pagato anche da Teramo Piaggio, ma la firma che compare sul dipinto è solo quella di Antonio Semino. Per cui se uno guarda la firma, l'apparenza della firma, dice va bene, e allora evidentemente la società prevedeva che si spartissero le commissioni e gli utili, ma in questo caso se firma solo Semino, l'ha fatto Semino. Va bene. Come appare questo underdrawing? Molto interessante perché è molto particolare, lo vedete, vi mostro qualche dettaglio, vedete, con una fatto a inchiostro,
con una penna, sembrerebbe, non è un pennello, è un tratto abbastanza graffiante, duro, ma sicuramente un tratto liquido, ricchissimo di tratteggio, cioè veramente è tutto tratteggiato in maniera quasi ossessiva. Vedete la mano, qui tutte le ombre, qui vabbè, c'è un piccolo pentimento, ma sono cose minime, ma tutte le ombre sono tutte costruite attraverso questo tratteggio, col tratteggio diagonale, molto insistito, molto fitto. Vedete, diagonale che si va anche inclinato a seconda dell'andamento delle anatomie, e praticamente è chiaramente è molto personale, cioè Andrea Semino ha un underdrawing molto caratterizzato. Benissimo. No, cosa ho fatto? Scusate. Questa di nuovo la parte dei piedi, Antonio De Semino, Pinstit, per cui vedete che è chiaramente una firma a un nome solo. Bellissimo paesaggio, anche qui ritroviamo un tratteggio che è caratteristico il tratteggio caratteristico del dipinto, con dei pentimenti. Mi sa di aver messo anche proprio un dettaglio, vedete, c'è questo ponticello che in realtà poi nel quadro finito non c'è più, molto bello, e anche questo però comunque è tratteggiato. Poi la camera si sposta e devo dire che con grande stupore va a inquadrare questa testa che si rivela così. Due cose. Primo, un grande pentimento, e va bene, questo ci sta, ma soprattutto, voi capite, una tecnica pittorica completamente diversa. Non troviamo più il tratteggio. È di tipo lineare, sia quella sotto che quella sopra, di tipo appena lineare, ma è proprio leggerissima. La cosa strana è che questa figura è tutta. Scusate. È tutta priva di tratteggio tranne i piedi. Nei piedi ritroviamo di nuovo il suo tratteggio, come se davvero due artisti all'opera si fossero spartite le figure. Ecco, allora a questo punto uno dice, vabbè, allora era Mappiaggio, no? Giustamente, erano in società. Il problema è che poi allora subentra invece l'occhio dello storico dell'arte e dice, ma a me se era Mappiaggio queste figure così belle non le fa, perché Mappiaggio fa cose così. Non sono arrivata a una soluzione del problema, nel senso che secondo me non è Mappiaggio, io ho la sensazione che ci sia una terza mano qui, cioè che non ci sia Mappiaggio, ma che la seconda mano sia un terzo artista. E un terzo artista che probabilmente trova una qualche collocazione che noi non conosciamo all'interno della bottega. A me sembra un artista che di educazione, diciamo, più leonardesca, no? A questo modo non disegnativo, perché questo volto non è disegnato. Secondo una tecnica che a questa data mi ricorda più la scuola leonardesca. Io ho fatto anche un'ipotesi di Gian Pietrino, che sappiamo in questi anni è a Savona e può essere venuto comunque in contatto con l'ambiente di Andrea Semino. Però sono ipotesi assolutamente così proposte. Diciamo che mi sento abbastanza sicura nel dire che non mi sembra Mappiaggio, anche se a questa data Mappiaggio era il ecco, anche questo volto che ha un grosso pentimento, anche questo, vedete, di spostamento della bocca, eccetera,
nasce inizialmente con un po' di tratteggio, ma poi viene sviluppato senza tratteggio, per cui penso che anche in questo volto ci sia la mano di questo secondo artista. Ma è work in progress, per cui l'impressione è che questa zona, avete, ma i piedi no, i piedi sono tutti tratteggiati, questa zona, questa figura e forse anche questa siano di altra mano. Tutto il resto è assolutamente coerente e dovrebbe essere Andrea Semino. Ecco, finisco. Un po' tardi? No. Se avete pazienza, un ultimo caso. Un caso che ho presentato ieri al convegno su Bruegel, ma mi è sembrato carino. Allora, ieri abbiamo presentato questo restauro della crocifissione di Castelnuovo Magra, prodotto all'interno della bottega di Peter Bruegel il Giovane, un bel recupero perché il restauro che ha liberato questo dipinto che da un strato di vernice scura che lo rendeva completamente ingiudicabile, veramente finalmente ci consente di fare un ragionamento serio sulla sua qualità e cercare di capire come inserire questa crocifissione all'interno di una produzione di circa 20 crocifissioni analoghe. Peter Bruegel il Giovane, che è figlio di Peter Bruegel il Vecchio, lavora tra fine Cinquecento e primo ventennio del Seicento e sviluppa la sua produzione replicando, producendo diciamo copie da prototipi paterni. In un momento in cui i quadri di Peter Bruegel il Vecchio sono molto richiesti dai collezionisti, sappiamo che Rodolfo II l'aveva fatta incetta, per cui per esempio il Cardinal Borromeo cerca disperatamente di comprare da qualche parte quadri di Peter Bruegel il Vecchio e non ne trova. Il figlio, evidentemente appunto, consapevole di questa richiesta del mercato, si specializza nella produzione di copie variate da prototipi paterni, per cui mette le stesse figure sempre e cambia gli sfondi fondamentalmente, cambia i paesaggi, ma fondamentalmente lui lavora su dei modelli di bottega che eredita dal padre e che continua a riutilizzare. C'è da dire anche che noi indichiamo questo nome Peter Bruegel il Giovane, ma in realtà lui è il capo di una bottega molto ampia e alle sue dipendenze ha tantissimi collaboratori, per cui in realtà è un tipo di produzione che noi riferiamo a lui, ma per riferirla meglio insomma alla sua bottega. Allora, morale, che questo è finalmente Castelnuovo Magra pulito. Era in realtà inizialmente si diceva che era un notturno, ma non era un notturno, era solo un quadro molto sporco. E vi mostro due delle altre versioni prodotte nella bottega, quelle che gli sono un pochino più vicine, anche come formato. Vedete, questa addirittura è firmata e datata 1615, questa è della collezione Coppé e questa invece dei Musei Reali di Anversa. Vedete, sono 100 per 150 più o meno. Allora, la cosa carina, proprio, vi do una curiosità, perché ieri mi ha fatto tutto il discorso scientifico, ma adesso oggi sono proprio una curiosità di storia segreta. Allora, nel nostro dipinto, tra i vari personaggi, c'è un vecchio genitore, un nonno, che porta a spasso sto bambino che ha la tunichetta, la vesticciola aperta a mostrare le sue nudità. Cosa che non succede invece nelle copie che vi ho fatto vedere prima, cioè sia quella di La Coppé sia quella di Anversa, vedete, non hanno la vesticciola aperta ma hanno una tunichetta chiusa. La cosa carina però è che se voi fate le riflettografie a queste due versioni trovate che inizialmente entrambe avevano la vesticciola aperta a mostrare la nudità. Per cui vuol dire che la nostra di Castelnuovo Magra dipende da un prototipo da cui dipendono anche queste. Però, mentre nel nostro caso il pittore è stato più fedele al prototipo e probabilmente io penso che il prototipo di Peter Bruegel il Vecchio, che è andato perduto, avesse questo dettaglio, mentre le altre copie, i pittori che hanno fatto le altre copie,
hanno deciso, forse per motivi di decenza, non sappiamo, di trasformare queste figure in figure coperte. Per cui è interessante, voglio dire, è un dettaglio, però è interessante perché ci fa capire che il nostro dipinto non deriva da questi, perché... Scusate, voglio tornare un attimo indietro. No, sto andando avanti, ma volevo tornare indietro. Ecco, non deriva da questi, perché se derivasse da questi avrebbe avuto questo dettaglio del bambino coperto, ma è in parallelo, diciamo, in parallelo, e probabilmente è davvero più fedele, perché è un tipo di dettaglio che Bruegel, il padre, ama. No? Finisco dicendo che in realtà, poi se andiamo a vedere tra le tante versioni prodotte appunto su questo tema, ce ne sono altre che presentano il bambino seminudo, per esempio questa nella chiesa di Saint-Séverin a Parigi. Non tantissime sono, però sono due o tre insieme alla nostra che sono più fedeli probabilmente al prototipo di Bruegel il Vecchio. E questo è un dettaglio che attraverso la riflettografia effettivamente è emerso e può essere una pista per cercare di meglio collocare il nostro dipinto all'interno di questa famiglia di crocifissioni. Credo che fosse l'ultima questa, sì. Questa è Parigi e questa è Castelnuovo Magra. Grazie. Se avete domande, sono qua. Allora lascio la parola a lei, giusto?